Ciao a tutti! Ciao! Ciao! Buon inizio settimana! Non ci siamo fatti sentire per il fine settimana, ma... siamo stati un po' in giro. Vi facciamo vedere adesso... cosa abbiamo acquistato in gli acquisti del weekend. In questi due giorni di weekend. Vai, che tu hai fatto più shopping di me questa settimana. Allora, sabato siamo andati al Globo. Siamo andati al Globo, però ho acquistato pochissimo perché essendo tutte cose nuove, poi a me non è che piacciono molto, perciò non è che ho preso chissà cosa. Ho comprato queste sandale. Che vanno di moda quest'anno. Fatte così. L'unica cosa basse, perché vabbè, l'unica cosa che ho preso, e l'ho pagato 15 euro, per me già 15 euro. Però queste qua e ho dell'H&M, poi dell'H&M mi ha regalato, ho regalato a lei questi jeans, questi qui un po' a vita alta, sono simili a quelli che ho trovato all'H&M al bagagliaio, sì. Fatti così, è solo che gli altri hanno una tinta unita senza strappi, questi qui invece sono di un blu più chiaro sfumato, sempre a sigaretta, però hanno tutti gli strappetti, sono molto belli perché sono comodi, come piacciono a me, li ho già indossati. E poi questa serie di anelli da mettere sulla mano, sono tanti, da mettere così, sono sottilissimi e sono molto fini. Poi cosa ho comprato? L'H&M? Basta, non ti basta l'H&M, no, erano solo questi. Più, sì. No, non ti ho più reso magliette? No. Hai fatto un giro domenica tu? Poi sono andata a Piazzale Cuoco a Milano. Volevo sempre andarci, però non c'ero mai andata e ci siamo andati io e mio marito ieri. Un mercatino che fanno tutte le domeniche in questo posto. E ho trovato questa gonna di lino. La scritta sotto, la scritta nel lino, fatta così, un po' semplice per i miei gusti, comunque va bene. E l'ho pagata un euro. Poi, per un euro dai, era bella. Poi ho trovato queste, le Birkenstock, le Birkin, che io adoro, mi piacciono da morire, e queste le ho pagate un pochettino, queste le ho un po' pagate, però mi piacevano. Beh, hai trovato anche il tuo numero, anche di fortuna trovare al mercatino le scarpe. Poi ho trovato questa per Evelyn. Che cos'è? Dell'H&M. La canotta dell'H&M. Fatta le borchie. Le borchie. Scollata. Che quasi quasi a Evelyn arriva con me. Sembra un vestitino. Come abitino. Sì, che bella lunga. Veramente carino. E l'ho pagata un euro. Dopo la proviamo. Non ho ancora provato questa. Questa. Poi. Milano, fine. Siamo tornati a casa. Siamo andati in un altro mercato sotto casa mia. E ho trovato questi pantaloni. Sono della Morgan, secondo me bellissimi, in fondo hanno il bordo così, in jeans. Sono pesanti? Sono abbastanza pesantini, sì, sono un po' pesantini, però vabbè, adesso anche se viene l'autunno così, con sopra una felpa così, belli questi, l'ho pagati un euro, fatti così. Fatto così, questo. Poi ho preso per la casa questi due mini tappetini che carini, sono veramente stupendi, non li avevo visti, sono veramente stupendi, i colori sono meravigliosi, che belli. E l'ho pagato 50 centesimi l'uno.
Che bellini. Fatti così. Da fatti mettere bene. O da appendere al muro, o magari anche da mettere come... Beh, talmente sono piccoli anche su un tavolino. Su sì, anche tanto su un tavolino. Questo c'è il cammello, fatto così, però mi piaceva il colore, per quello che costava non l'ho preso. Belli. Questi. Fai vedere tu. Poi oggi abbiamo fatto un po' sì, di shopping proprio in un negozio sì, shopping proprio nuovo in un negozio cinese che abbiamo vicino e abbiamo trovato delle cosine carine in saldo. Allora abbiamo detto dai, vabbè, queste qua sono carine. Vi faccio vedere cosa ho trovato io. Allora, io ho trovato questo chiodo di pizzo leggerissimo. La giacchina, chiodo di pizzo bianco, non so se si vede, ma ha proprio la chiusura del classico giubbetto chiodo, più corto dietro, molto carino. A me è piaciuto subito, perché comunque anche adesso che fa molto caldo, alla sera non si sa magari cosa portarsi troppo dietro, caldo, perché troppo. La riettina sale un pochino così, al posto di portare un maglioncino, una giacchetta di jeans, un coprispalle, qualsiasi cosa, questo qui... essendo di pizzo, ma è talmente traforato che è come non aver su nulla, però va bene sia sullo sportivo, su un jeans, che anche sull'elegante, e perfetto, va benissimo in qualsiasi occasione. Cosa l'hai pagato? Questo qua l'ho pagato 9,95, era in saldo. Questo qua. Poi ho trovato... Attento a quelle che non tirare i fili, sì, perché è bellissimo. Ho trovato quest'abito, adesso vi faccio vedere. Liscissimo, semplice, a maniche corte, nero, ed è di quelli in maglina, lunghissimo, proprio arriva fino alle caviglie, e ha di lato lo spacco, i due spacchi di lato, e mi piaceva perché io all'inizio volevo prenderne uno fatto a canotta, grigio, semplice, con i due spacchi, è solo che a tinta unita adesso non li fanno più, sono in giro tutti solamente con le righe. Più di tanto quello non mi piaceva molto, l'ho trovato così nero, 6,90 in saldo e mi è piaciuto. Ho detto anche con un tennis, sportivo, è carino, anche con una mostra molto colorata, essendo sì, tutto nero. C'era anche fatto così in maglina di vari colori e poi invece ce n'era un altro tutto di cotone bianco che aveva una stampa colori a fiore davanti, però era estremamente lungo e poi non era fatto così bene. E poi l'ultima cosa che ho trovato un paio di ciabattine e sono fatte così, basse e con la fascia con il fiore, quindi di pelle, questo rosa antico, però mi piacevano perché sono molto comode, poi vabbè, pagate 5 euro, nel senso fanno la sua stagione. Un cappuccio. Esatto, fanno la sua stagione e poi comunque quel rosa antico qua, un po' con tutto, anche con quest'abito nero, con un jeans, con un pantaloncino corto, vanno benissimo e sono comode così. E io ho finito le mie cose che ho acquistato, giusto? Sì, sia quelle che... No, anzi, io non è che ho acquistato, le prime cose sono state regalate, le altre le ho acquistate oggi, sono stati i miei acquisti questi qui. Altro, io ho finito. Ho fatto più shopping lei questo weekend. Spendacciona. Ho acquistato dai cinesi con l'abito qua, rosa, che ha l'inserto anche di tessuto sì, diverso, ma c'erano anche gli altri anni, cioè ci sono sì, sempre sì, però mi sono trovata un pochettino pentita non... perché ho visto un'altra cosa prima di uscire, poi era meglio che la cambiavo, avevo visto una tuta più stile hippie, più mia, vabbè, però questo l'ho pagato 5 euro, è carino, magari messo con qualcosa e cioè vabbè, non è brutto. Non è brutto il colore, però non è che mi sono trovata tanto contenta di averlo preso perché non è il mio genere. Poi, questo è il mio genere. Questo è il mio genere, ho trovato in mezzo a tutti questi pantaloni, tutti colorati, sempre quelli soliti. Sempre però gli altri sono tutti alla fine molto simili ai paia che hai già, sì, no? Questo era proprio diverso da tutti gli altri. Questo qua sembra fatto di jeans, è proprio un blue jeans il colore. È stupendo anche il tessuto, fatto così. È bello, questo è molto bello, questo piace anche a me. Blu, fatto così, e questo l'ho pagato 10 euro però.
Sì, cioè non è che l'hanno scontati di chissà cosa. Cioè, abituata io a prenderle a un euro, cioè per me 10 euro. Però mi piaceva proprio il decoro e allora, vabbè, l'ho preso. L'ho acquistato. Abbiamo fatto anche acquisti nuovi oggi. Oggi e l'altro giorno al Globo. Al Globo che ho preso queste sandale. Che sono di moda queste qua, sì, quest'anno. Però sono una cavolata. Boh, a me perché l'unica cosa di moda di quest'anno, a me non piacciono quelle sandale fatte così alte, sembrano un po' che ti fanno il piedone, poi io avendo il 40 mi farebbero un piede ancora più lungo e gigantesco. Però ci sono anche con la fascia fatta a ciabatta, ci sono fatte così, ci sono più alte. Sì, a me, non a piacciono me molto. Piaceva nera. Però nera non c'era più, abbiamo guardato io e mio marito, nera non c'era più, allora l'ho preso quel colore qua. Ah, ti stavano bene? Soltanto che a camminare fa sudare il piede, fa sudare il piede, capisci che non è una scarpa, vabbè, l'ho presa, però non è che... Ma io gente che mi ha regalato sono stata contenta, perché sono identici come modello, quando ci avevo trovato al mercatino. E stanno su molto bene, sono a vita alta, li ho messi con una maglietta un po' corta. Stanno bene. No, sono belli. Gli stanno bene, sì. Questa è la borsa che sto usando adesso. E poi anche questi mi sono piaciuti molto. Delle mie... Poi un giorno di questi vi farò vedere le mie borse, quelle un po' più belle, un po' più particolare. La famosa Gucci e la Chanel. La famosa Chanel. Perché sennò sembra che non è vero, invece ci sono realmente. Ecco. Quindi faremo vedere. E basta, altro non abbiamo acquistato. No, questi mi sa che sono stati gli ultimi acquisti fatti questi due giorni. Basta. Quindi ci vediamo nel prossimo video, prepareremo quello lì delle Volevo delle farvi vedere firmate. Queste borse che io le metto pochissimo, però sono belle da far vedere, sono sempre belle borse e voglio farvele vedere, ecco. Spero che state bene, sempre un saluto a Mari. Sempre Mari che ci segue ed è sempre carinissima con noi. Veramente, veramente. E un grosso... bacione! Ciao! Ciao!